Gli iscritti nella seconda fascia delle graduatorie di circole di istituto, cioè coloro che hanno sostenuto questi corsi abilitanti, selettivi e costosissimi. Io penso che si potrebbe prendere almeno questo piccolo impegno, questo piccolissimo impegno, per restituire un minimo di speranza a questi docenti che in questi giorni temono veramente per il proprio futuro, temono dal prossimo anno di non avere più uno stipendio su cui contare. Quindi la pregherei eventualmente di rivedere il parere su questo ordine del giorno e di fare almeno questo sforzo. Grazie. La ringrazio. Vorrei dire ad alcuni colleghi che vedo protestano magari da qualche altra parte che quando c'è una proposta di riformulazione il deputato che interviene può parlare per dichiarare se accetta o meno la riformulazione, esattamente come quelli che fanno la dichiarazione di voto. Onorevole Ministro, intendiamo cambiare il parere oppure rimane uguale? Rimane uguale. Bene, quindi cosa facciamo, onorevole Chimienti? Se il parere non cambia ed è solo favorevole con la riformulazione, la accettiamo o meno la riformulazione? No. Quindi con il parere contrario del governo, numero 33, Chimienti, la votazione è aperta. Sì, allora, colleghi che non riescono a votare? Gigli, Rampi. Gigli, Rampi, Di Battista, Sberna. Altri colleghi? Non vedo mani alzate, la votazione è chiusa. Presenti 388, votanti 380, astenuti 8, maggioranza 191, favori 97, contrari 283, la Camera respinge. Brugnerotto è accolto come raccomandazione, va bene? Onorevole Sibilia, mi dà un cenno? Va bene? Raccomandazione? Bene. Toninelli, accolto come raccomandazione? Non va bene. Prego, onorevole Toninelli.